Benvenuti al nuovo polo 06, Nido sul Castello. Iniziamo con la zona accoglienza. La zona accoglienza dei bimbi, che come vedete è dotata di armadietti, ognuno con la loro foto. E armadietti e attaccapanni. E proseguiamo con la zona dedicata agli incontri tra educatori e genitori, quindi eventuali colloqui, scambi di informazione, e un po' di ufficio dedicato alle educatrici che vivono al nido quotidianamente. Una volta attraversata la zona d'accoglienza, troviamo il bagno dei bimbi, il bagno dedicato ai bambini. Come vedete è dotato di due fasciatoi per permettere agli educatori, dato che abbiamo 24 bambini, di avere più spazio per poterli cambiare. È dotato di gabinetti e di lavelli a misura di bambino. E in alto al muro ci sono i portapannolini e eventuali altri oggetti a disposizione di bimbi per il cambio. Come vedete, anche questo ambiente è tutto basato sull'azzurro, che è uno dei colori preponderanti di questo nido. Proseguiamo con una delle stanze più grandi, che è la stanza che verrà dedicata alle attività di gioco dei bambini, e oltre a questo diventerà anche la sala pranzo, quindi il momento dedicato sia alle merende che avvengono durante la giornata, sia al momento del pranzo, con la cucina nostra interna comunale. Questo angolo in particolare è dedicato al gioco simbolico, e il gioco simbolico è uno appunto dei giochi preferiti dal servizio dei nidi, e anche di una zona dedicata ai travestiti, che è un'altra attività che piace molto ai bimbi. Tavolini anche questi a misura di bambini, con queste seggioline che possono stare in più posizioni, come preferiscono gli educatori e come preferiscono i bambini. Vi faccio notare anche il pannello per dipingere, che è un pannello anche questo montato appunto alla loro altezza mortale, che possano utilizzarlo agevolmente, e un piccolo lavello che è dedicato all'attività laboratoriale. E l'ultima stanza è la stanza sonno, quindi dove i bimbi appunto faranno la nanna. Utilizzando delle brandine molto funzionali, che sono utilizzate da tutti i nidi in quanto sono molto agevoli da maneggiare e anche comodi per i bambini. Poi ne abbiamo messe 3 per farvi vedere, ma arriveremo a 24, che è il numero totale massimo dei bambini per questo nido. E qui invece abbiamo l'angolo morbido, quindi un angolo in cui i bambini possono stare sul tappeto e giocare con questi cuscini, e anche ascoltare una lettura che può essere fatta appunto dagli educatori. Quindi una piccola lettura può essere fatta in loco, oltre al fatto che i bambini si recheranno anche presso la nostra biblioteca comunale per ascoltare appunto delle letture diverse. Qui vedete dei materiali che verranno utilizzati via via per l'attività di gioco. E nulla, questo è il locale completo. Come vedete appunto molto 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 luminoso, e tutto basato su colori tenui, oltre a qualche aggiunta di colore più negli anelli. Grazie a tutti.